non è molto lontano. Quando ho iniziato anche io la mia professione di giornalista, mi ricordo che il dibattito più interessante che c'è sulla questione delle comunità d'Italia riguardava soprattutto la nostra zona, se Garibaldi e Vittorio Emanuele si fossero incontrati a Teano, a Caete. Oggi per fortuna parliamo di argomenti che ci stanno, che, come dire, che ci aiutano a leggere ciò che succede in Puglia, dove povere persone, chi andava a mare, chi andava a ricongiungersi con la famiglia, si trovano distrutte la vita per un incidente ferroviario che nasce anche da queste situazioni appena dette. Proseguiamo con gli interventi. Fernando Riccardi, che nei suoi lavori ha puntato sempre più attenzione sul brigandaggio e sul plebiscito che è stato menzionato già dal momento del fuoco. Buonasera a tutti. Io vorrei deludervi, ma voi siete oggi in pessime mani e vi spiego perché. Avete come relatori tre giornalisti e per di più revisionisti. Penso non potevate capitarsi. Poi ci vediamo che anche il governatore, come giornalista, siete proprio nominati, insomma, quindi come, prendeteci un po' un beneficio di inventario, insomma. Più tabaccaio, poi più tabaccaio che non fa il tabaccaio, perché questo non è. Mia moglie, mamma. Ma prima, gli scherzi. Perché quelle che, di cui parlavo prima, fino a aprile e Marito Lorenzo da poco, sono cose di una gravità inaudita. Io, a proposito, io ti dico in diretta che ho avuto uno scambio di opinioni con Emanuele Mastrangelo, che è il capo redattore di Storia Vero, cui io collaboro con questo giornale edito da Mondadori, molto ben fatto. Hanno avuto perlomeno il coraggio di dedicarti poi due o tre pagine di un'intervista, per cui hanno dato, così diciamo, ai partiti un colpo alla botte e un colpo al cerchio. E ho detto che ho fatto le mie rimostranze dicendo che erano leggermente faziosi, a che lui mi risponde, abbiamo una frequentazione amicizia di vecchia data, mi risponde no, la Pino Aprile non cita le fonti. Allora che io gli ho detto, guarda caro Emanuele, al di là della capacità di capire, di raccontare, l'hai spiegato, no? Perché tu usi quel linguaggio, quel modus operandi. C'è un problema: se i docenti universitari che hanno il compito di fare queste ricerche non le faccio, è evidente che noi giornalisti andiamo a sopprimere un vuoto che è l'innocenza. Poi le cifre sono quelle che sono. Allora che lui mi dice, no, ma i licenziamenti che si facevano da regolità non erano attivi. E quindi con questo si giustifica tutto, ecco perché lui nega il discorso non c'è possibile. Ma al di là di questa, di questo leggero libro di Pino, guardateci perché è veramente un punto di arrivo in un discorso che noi da tempo cerchiamo di imbastire e che lui con la sua consueta abilità e sintesi giornalistica è riuscito a contagliare in un volume abbastanza corposo che presumo che sia, che abbia costato molto fatica, insomma, anche dal punto di vista fisico. Ma vediamo a noi, per quale motivo noi ci troviamo in questa situazione? Era la stessa situazione che noi avevamo negli anni 60, però del secolo scorso. Se noi pensiamo che Franco Molfese, relativamente al brigantaggio di cui tu parlavi, il più grande studioso del brigantaggio posto in Italia in senso assoluto, ahimè, anche egli non studioso, non docente di professione, perché lui era vice direttore della biblioteca della Camera dei Deputati, già allora diceva di aver, e lo diceva in maniera inquietante, di aver rinvenuto i resti di un naufragio. Questo che significa? Significa che lì lui aveva trovato quello che gli avevano fatto trovare, perché quello che non conveniva che si trovasse era stato eliminato. Ecco perché alcuni fantoni hanno solo la cartellina, ecco perché le carte non ci sono, ecco perché invece i 10 allegati ne troviamo due, e chi usa, è solito praticare gli archivi, queste cose le vede spesso lo vede. È stata una eliminazione scientifica di documentazione compromettente. Perché signori miei, noi ci hanno, come dire, la cosiddetta unità d'Italia è stata compiuta in due modi. Primo con la conquista dell'unità, io credo che ormai tutti possono, anche quelli che stanno dall'altra parte, hanno ormai
svelato la maschera, cioè quella è stata un'operazione di conquista, è stata una conquista a mano militare, altro che un discorso democratico o quant'altro. Ma l'elemento che a mio avviso è ancora più grave è che hanno costituito l'Unità d'Italia sulla menzogna, sulla bugia. Ci hanno raccontato un sacco di bugie e ce le continuano a raccontare. Nel 2010, era novembre 2010, io mi trovo ad un periodo a Teano. Teano era una delle 150 città italiane scelte per festeggiare la cosiddetta 150esima Unità d'Italia. Il sindaco di Teano mi invita già dall'estate e gli dico, la ringrazio e l'invito, però io sono, ho una posizione leggermente diversa, quindi non si aspetti un piano al tricolore. Allora che il sindaco mi dice con molta arguzia, no, ma noi la rivediamo proprio per questo. Benissimo. Io vado lì, era bene, il novembre 1800 del 2010, c'era un locale gremito di gente. Campeggiavano tricolori a tutte le parti. Beh, io arrivando con mia moglie vedo proprio nella piazza antistante che i bersaglieri fanno una carica di quelle molto, molto belle da vedersi, molto folcloristiche. Allora che mi viene un penso a casa tua e poi della volta è stato automatico quello. E allora dico a mia moglie, oggi ho l'impressione che ci divertiremo. Perché mia moglie fa, ma sei pazzo, fermo, no, no, no. Non ti preoccupare, forse non siamo più 20 anni fa che parlare male di animali si rischiava di linciaggio, quindi oggi non lo possiamo permettere. Prima di me parlo un docente universitario dell'Università di Palermo e fa questo solito intervento retorico, filo nazionalistico, insomma. Io dovevo parlare, un tema che mi era stato assegnato era della dissoluzione dell'esercito napoletano, quindi si doveva parlare anche dei tradimenti dei vari generali. E io mi chiedo scusa, ma oggi parlerò di un'altra cosa, che non c'entra niente su quello. Avete visto quei bersaglieri che hanno fatto la carta in piazza, che voi avete applaudito? Ebbene, quei bersaglieri sono gli stessi, cambiando veramente le epoche, che il 14 agosto 1861 a Casaldoni a Ponte Landolfo, due comune del Beneventano, hanno bruciato, ammazzato, incendiato, stuprato. Nell'anima si fece silenzio. Non parlò più nessuno. Io poi continuare il mio intervento. Alla fine prende la parola dopo di me un altro docente universitario e dice: quelle cose che ha raccontato il giornalista, perché caro Mino e caro Lorenzo, quando noi ci vogliono sminuire, ci dicono i giornalisti, ci vuoi essere i giornalisti, quindi fare questo lavoro e lasciare perdere di occuparmi del resto. In effetti erano cose già ampiamente risalute. Perché, lo diceva Lorenzo prima, si negava, oggi c'è una, come dire, una situazione più subdola, si minimizza. Guardate che è un è una cosa veramente subdola, è sconvolgente, prima si negava, oggi si minimizza. E quindi questo professore, professore universitario, dice, ma no, questi sono fatti risaluti. Allorché verso la decima, quindicesima fila di questo auditorio, molto più grande di questo, si alza una signora esile, vagolina, e con dito in alto così, e sta quasi 5 minuti. Vi ricordate quando si doveva andare al bagno dove mettate? Ecco, questo più o meno era questo. Allora il moderatore è costretto ad interrompere, il professore dice, guardate, vediamo un po'. E allora questa signora si alza, io sono un insegnante in pensione, ho insegnato per 42 anni. Ebbene, caro professore, io quelle cose che ha detto il giornalista non l'ho mai sentito. E quindi io non ho mai potuto raccontare ai miei allievi. Si è levata dalla sala un applauso oceanico. Io penso che il professore. Tanto è vero che poi alla fine se ne sono andati senza salutare, senza ringraziare. Però voglio dire, il verbo è cambiato, amici miei, il verbo è cambiato e lo dimostra quello che è successo oggi a Casalcuni. Guardate, non iniziare quello che è successo oggi a Casalcuni. Io mi sono congratulato prima con il sindaco e ho detto cose di questo genere auspicabili, anzi auspicabili, non sono all'ordine del giorno. Quindi ritenetevi e riteniamo.
riteniamoci fortunati di questo salto di qualità, però la strada da fare è ancora lunga. È lunga perché quelli che io chiamo i ringhiosi ossi dell'ortodossia risorgimentale stanno sempre lì, sul pezzo, pronti a sparare ogni rigurgito di ogni anelito di verità. Noi siamo revisionisti perché abbiamo l'obbligo, secondo me, chi si interessa di certe storie, di essere revisionista. Cosa significa revisionista? Significa riconsiderare delle situazioni, dei concetti che in base alle nuove posizioni documentali si è costretti a fare. Se noi non siamo revisionisti, siamo assolutamente inefficienti, siamo come dire, perversi, perché continuiamo nel perpetuare una verità che poi tanto è. Quindi io mi congratulo con l'amministrazione comunale di Casalduni e a cui darò la sfida alla Giunta, perché è stato veramente un atto non soltanto di coraggio, un atto di verità. Però siccome il mondo sta cambiando, caro Pino e caro Lorenzo, e noi abbiamo visto anche in quel di Finestrelle qualche giorno fa, quando persone che non erano meridionali, ma che erano lombardi, erano piemontesi, hanno sposato la causa che vede in quella sinistra fortezza, non un re esalta a 5 stelle, come viene fatto il professor Barbero continua a dire, ma un luogo di lutto, un luogo di dolore, un luogo di pianto, un luogo oscuro in cui si è consumato il martirio di tanti prigionieri dell'esercito napoletano, colpevoli soltanto di non aver aderito al nuovo esercito, quindi colpevoli di essere rimasto fedele a quel giuramento che diceva uno Dio e uno re. Guardate qui, direi io, caro professor Barbero, non è importante se sia morto uno, 10 o 10.000 o 100.000 Finestrelle, anche se fosse morto uno solo di soldato napoletano, è stato un crimine contro l'umanità, perché quei soldati non erano colpevoli di niente, erano colpevoli soltanto di aver saputo e voluto difendere fino alla fine il proprio re, la propria civiltà, la propria religione, la propria casa. Però il mondo sta cambiando anche in piccola. E io voglio concludere questo mio intervento con una buona notizia, anzi un'ottima notizia, che mi è stata comunicata proprio ieri sera dal vice sindaco di Riposto, che è un comune in provincia di Catania, un comune siciliano. Io qualche tempo fa partecipai ad un processo pubblico in piazza per contro Salvini. Il sindaco e l'amministrazione di Riposto aveva deciso di affidare ad una giuria popolare la decisione se abolire o meno una strada dedicata a Enrico Cialdini. È inutile che vi dica che Cialdini, penso che lo conosciamo qui appunto nella nostra casa Alcuni, penso che sia molto, molto poco famoso e molto poco amato, e non solo qui. La giuria popolare, mi hanno affidato il compito di fare il pubblico ministero, dopo che la mia arriva e dopo l'intervento del procuratore difensore, questa giuria si è radunata ed ha deciso di cancellare via Cialdini dalla vita. Il problema è che è passato più di un anno, perché ci sono state delle difficoltà amministrative, poi si sa che l'Italia, la burocrazia è sempre quella che è. Finalmente vi comunico che il 18 settembre, domenica 18 settembre 2016, il comune di Riposto darà seguito alla cancellazione di via Cialdini, che prenderà il nome di uno studioso locale. Io penso che il vento veramente stia cambiando. Dobbiamo essere noi, tutti quanti insieme, a far sì che questo vento diventi sempre più impetuoso, diventi una tempesta che cancelli via le menzogne, i pregiudizi di 150 anni di malaugurabilità. Vi ringrazio per l'attenzione.